professore Tomasello, ieri la lezione del professor Abruzzo, un'anticipazione importante. Non c'è dubbio, un'anticipazione su quello che è lo scenario nuovo della neurochirurgia, che noi abbiamo voluto rappresentare io e il professore San Pietro in questa manifestazione, che è proprio a carattere specificamente formativo, ma non di una formazione, come dire, generica, di una formazione che si rivolge a quegli accorgimenti, a quelli che abbiamo chiamato, traducendo dall'inglese, trucchi del mestiere, che sono fondamentali per i giovani e sono fondamentali per il successo terapeutico. La neurochirurgia è una disciplina relativamente giovane che ha avuto molti progressi e sta, come dire, attraversando una fase del tutto nuova. Le nuove generazioni si devono rendere partecipi di questo straordinario cambiamento della disciplina e delle possibilità che la disciplina neurochirurgia ha nei confronti delle malattie del sistema nervoso, alcune delle quali in passato non si pensava neanche lontanamente che potessero essere affrontate con le metodiche neurochirurgiche. Che significato ha questo convegno, questo incontro? Ha il significato di aprire anche in Italia una nuova era proprio nei processi formativi, per cui posso già anticipare che l'anno prossimo sono previsti tre corsi di cui ci faremo noi come Messina carico da un punto di vista dell'organizzazione scientifica e, diciamo, didattica, e questi corsi nuovi che già, devo dire, all'estero si fanno in molti paesi, diciamo, qui avranno un arricchimento nel prossimo anno e negli anni futuri, che significa formare dei neurochirurghi che siano all'altezza delle nuove sfide. Professore San Pietro, 80 giovani neurochirurghi avranno la possibilità di apprendere i trucchi del mestiere. Che risultati si aspetta? Noi ci aspettiamo i risultati che poi il professor Tomasello ha già delineato, e la possibilità per questi giovani neurochirurghi di poter apprendere da grandi maestri della neurochirurgia che sono qui presenti proprio i trucchi per poter portare avanti in maniera efficace ed efficiente gli interventi chirurgici, neurochirurgici naturalmente. Qual è l'importanza della neurochirurgia in tre dimensioni? Ma l'importanza proprio si abbina a questo discorso che stiamo facendo, cioè a dire la possibilità di poter ragionare, proprio vedere le strutture anatomiche in maniera tridimensionale, che è uno dei segreti per poter effettuare gli interventi neurochirurgici nella miglior maniera.